Buonasera a tutti gli amici della diretta Facebook del Popolo della Famiglia della TV Interattiva. Iniziamo subito con il segno della croce e l'invocazione allo Spirito Santo per mezzo delle mani di Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Veni Santo Spirito, veni per Maria. Bene, abbiamo messo sotto la protezione questa nostra ora di diretta, mettiamo sotto la protezione del manto di Maria tutto il popolo della famiglia. Come stiamo vedendo in questi giorni, il palinsesto sta aumentando, per cui ci sono tantissimi programmi di un'interessante edificazione per noi del popolo della famiglia, che abbiamo iniziato, intrapreso questa battaglia, questa lotta, per portare di nuovo i valori in questo paese che si stanno perdendo. C'è un momento di smarrimento, siamo in un momento della società in decadimento, per cui il decadimento della società, l'assenza della verità, fa sì che vediamo noi quello che stiamo vivendo in questo contesto storico. Allora entriamo subito con il primo messaggio della Regina della Pace. Stiamo portando avanti come Maria Regina della Pace da 35 anni, scende sulla terra per invitarci alla conversione. Il messaggio principale di Medjugorje, dell'apparizione di Medjugorje della Regina della Pace, è conversione, la pace nel cuore, perché senza pace nel cuore non possiamo trasportarla e trasmetterla né in famiglia e neanche agli altri. Allora, è proprio il 16 maggio del 1983 la Madonna ha detto perché è venuta sulla terra. Allora ci lascia questo messaggio: cari figli, sono venuta a dire al mondo: Dio esiste, Dio è verità, soltanto in Dio c'è la felicità e la pienezza della vita. Io mi sono presentata qui come Regina della Pace per dire a tutti che la pace è necessaria per la salvezza del mondo. Soltanto in Dio si trova la vera gioia, dalla quale deriva la vera pace. Perciò chiedo la conversione. Ecco, ha dato un attimo un messaggio forte che cosa dice? Che il Dio Padre, Dio Onnipotente, amore, ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio per noi, e questo amore continua perché invia la madre. Come vi ho detto ieri, tanti messaggi, Maria dice: ringraziate l'Onnipotente che mi permette di essere in mezzo a voi, e noi dobbiamo ringraziarlo. Allora agganciamoci alla parola di stamattina, alla liturgia della parola, dove abbiamo Maria, madre di Gesù, con Maria di Cleofa sotto la croce. E Maria cosa dice? Beh, Gesù dice al discepolo, l'amato, per cui arriviamo noi a essere gli amati per conseguenza di una filiazione adottiva: ecco tuo figlio, ecco tua madre. E il discepolo la prese con sé nella sua casa, ed è la stessa cosa che noi dobbiamo fare in questo cammino: prendere Maria, farla entrare nella nostra casa e vivere questa esperienza di fede, di amore, della nostra fede. Ma il contesto è che deve essere, non è più possibile, come dice il nostro caro Gianfranco, la fede a costo zero. Allora, anche quando tu fai entrare la preghiera nella tua famiglia, sicuramente avrai da dire: ma Gesù ce lo dice, io non sono venuto a portare la pace, io vengo a portare divisione. Perché quando uno incontra l'amore di Dio e magari ne parla, anche in famiglia stessa sa quali sono gli attacchi di questo argomento alto. Perché se tu fai l'incontro, sei pronto, come ci sta raccontando in questi giorni, che dobbiamo essere pronti al martirio. Con Gianfranco Amato si sta parlando che giustamente vai a dormire stasera e fai una riflessione: fino a che punto sei pronto a difendere la tua fede? Allora, noi la nostra fede l'abbiamo preso, e nel cammino, come dice, è una vocazione quella politica, ma la politica alta, la politica che non ambisce, come dico io, a poltrone, ma ambisce alla santità del servizio. E questa santità del servizio noi
oltre la, quella che è la fonte primaria, per cui all'annuncio del Vangelo, chi è cristiano battezzato sa che la sua vita deve essere un annuncio con le parole se ci sono i talenti, con la vita o quello che sia. Ma in ogni caso Dio ci dà la possibilità di esprimerci, e se noi non lo facciamo come figli di Dio, dovremmo poi dare conto dei talenti che noi, che Lui ha dato a noi, e noi non li abbiamo fatti fruttare. E allora, servo infedele, sai che mieto dove non ho raccolto, via da me, nella genna. Sono parole dure, no? Ma tu dici, ma no, ma tanto quella è un'argomentazione, ormai è. Noi crediamo in Gesù Cristo, figlio di Dio, risorto per mezzo del Padre, e colui che vede il volto di Cristo vede il volto del Padre. E noi come figli ringraziamo per questa grande grazia, che è arrivata semplicemente per grazia, perché non arriva per richiesta, non arriva per domande, ma arriva con l'apertura del cuore, con la preghiera del cuore, che è questa che affronteremo adesso, appena poi lascio la parola ad Angela. I cinque sassi che la Madonna con Padre Dioso ci hanno lasciato, ma affrontiamo piano piano l'argomento. Salutiamo tutti gli amici, grazie. Allora, vai Angela. Ciao a tutti, allora saluto proprio gli amici che ci seguono tutti i giorni a questo punto. Emanuele, ciao carissimo, ciao Angela, ciao Emanuele, ricambiamo. Elena Ferra, buongiorno. Ciao. Elena, ciao. Eccovi, ciao ragazzi, Nicolò Marino, Mirko De Carli, Mirko De Carli, forza amici. Forza amici, ma Mirko, abbiamo qua un amico che adesso ti facciamo salutare, così almeno dici, mamma mia. Basta solo. Doveva essere la ciliegina finale. Basta solo il nome, il nostro amico Massimiliano che abbiamo qua in trasferta, per cui stasera passeremo una bella serata. Direttamente da Rimini. A farci una bella mangiata e parlare di politica, parlare del popolo, la famiglia. No, saluta così. Alla fine. Allora Mirko, teniamo legato fino alla fine. Tanto per dire anche a tutti gli altri amici del Popolo della Famiglia, effettivamente questa comunità che sta nascendo come movimento del Popolo della Famiglia, si sono agganciati tanti rapporti umani che sta diventando un popolo, sta diventando il Popolo della Famiglia. Rimini, Milano, Bologna, Verona, Roma, tutta Italia, siamo veramente un'unica famiglia, sì, veramente un'unica grande bella famiglia. Allora, proseguiamo, Niccolò Marino, benvenuti, ciao, grazie, ed Elisanna Ostero. Fate, cliccate su mi piace, condividete, così coinvolgiamo tanti altri amici. Sì. Allora, io come ho già fatto nelle altre serate, proseguo un po' con l'analisi del programma nazionale. Siamo alla B, ma sulla B ci rimarremo per un po' di sere, perché è veramente bello consistente questo programma, il secondo punto del programma nazionale, lo analizzo alla luce di questo tempo, il tempo della Regina della Pace. Ve lo rileggo perché mi piace rileggerlo e poi vi dico quale punto avrei piacere di focalizzare questa sera. Allora, B come bene comune. Nella Costituzione degli Stati Uniti d'America ogni cittadino è dotato dal suo creatore di alcuni diritti inalienabili, tra i quali vi è la ricerca della felicità. Il bene comune è la strada per raggiungere la propria felicità più pienamente e celermente grazie alla società. Non siamo soli, come nel calcio si vince tutti insieme o si perde tutti insieme. Così il bene comune è un traguardo che si raggiunge tutti insieme o non si raggiunge. La centralità della persona e la intoccabilità della vita umana fanno sì che non si possano sacrificare esseri umani pretendendo di conseguire il bene. Vediamo aborto, divorzio, eutanasia, step child adoption. Allora, questa sera vorrei concentrarmi maggiormente sulla parola felicità, proprio come riportato dal punto, e sul fatto che comunque non siamo soli, proprio come in una squadra di calcio, o si vince tutti insieme o si perde tutti insieme. E vorrei analizzare l'importanza della dell'essere, cioè l'importanza che ognuno ha in questa, chiamiamola partita, per poi il risultato finale.
però anche qui voglio partire da un messaggio della Regina della Pace, che è quello del 2 giugno 2015. Maria ci dice: cari figli, desidero operare attraverso di voi, miei figli, miei apostoli, per radunare alla fine tutti i miei figli là dove tutto è pronto per la vostra felicità. Prego per voi, perché possiate convertire con le opere, perché è giunto il tempo delle opere di verità, di mio figlio. Il mio amore opererà in voi, mi servirò di voi. Abbiate fiducia in me, perché tutto quello che desidero, lo desidero per il vostro bene, il bene eterno, creato dal Padre Celeste. Voi, figli miei, apostoli miei, vivete la vita terrena in comunione con i miei figli che non hanno conosciuto l'amore di mio figlio, che non mi chiamano madre. Ma non abbiate paura di testimoniare la verità. Se voi non temete e testimoniate con coraggio, la verità trionferà miracolosamente. Ma ricordate, la forza è nell'amore. Figli miei, l'amore è pentimento, perdono, preghiera, sacrificio e misericordia. Se saprete amare, convertirete con le opere, consentirete alla luce di mio figlio di penetrare nelle anime. Vi ringrazio, pregate per i vostri pastori, essi appartengono a mio figlio, lui li ha chiamati. Pregate affinché abbiano sempre la forza e il coraggio di risplendere alla luce di mio figlio. Bene. Allora, alla luce di questo messaggio, secondo me è bene approfondire come Maria in questi anni, dal 1981 a oggi, sta formando questa schiera di chiamiamoli apostoli. Piano piano, lentamente, con questi suoi messaggi che sembrano ripetitivi, dico: ma perché la Madonna tanti anni scende sulla terra, ma insomma alla fine dice sempre le stesse cose. Bene. Quante volte noi e i nostri figli abbiamo ripetuto la stessa cosa affinché loro alla fine hanno incamerato quel messaggio che vogliamo insegnargli? Tanto. Esattamente così come deve fare la Mamma Celeste con noi. E praticamente in tutti questi anni, con questa ripetizione, con questo amore, con questa dolcezza, con questa profondità, senza che noi ce ne siamo nemmeno resi conto, ci ha proprio piano piano, a chi ha aperto il cuore, a chi ha ascoltato, a chi si è impegnato, ci ha piano piano formati e siamo lentamente diventati proprio suoi apostoli. Però diventare suoi apostoli, che cosa significa alla fine? Essere suoi testimoni. Nel senso, la Madonna ci ha fatto scoprire un tesoro. Questo tesoro è suo figlio Gesù. Vuoi che questo tesoro noi lo sotterriamo? No, dobbiamo fare proprio come ci ha insegnato nella Bibbia, non tenere nascosta questa lampada, dobbiamo essere proprio luce per gli altri, per indicare anche a loro la strada da seguire verso la salvezza, ma la salvezza eterna del dopo, ma mentre siamo qua su questa terra, del bene comune, dell'amore, perché sapete, la Madonna ci insegna a mettere Dio al centro delle nostre vite, prima di tutto con le preghiere, perché ci dice, ci invita sempre alla preghiera, perché quello è il primo dialogo che noi possiamo avere con Dio, affinché lo Spirito Santo ci possa illuminare, ma poi attraverso le opere, e le opere devono essere opere di bene, ma non solo opere di bene rivolti alla nostra persona, devono essere proprio opere di bene rivolti alla collettività, per vivere bene insieme e per indicare la strada agli altri. Allora uno si può chiedere: cosa c'entra un movimento come adesso il Popolo della Famiglia, ma non per mischiare le cose, con questo discorso? Dal mio punto di vista c'entra tanto, perché per la prima volta da che io sappia, questo movimento vuole chiaramente perseguire degli obiettivi con finalità di amore, di pace, di fratellanza, perché quando si parla di famiglia intesa uomo-donna, quindi di non creare confusione, diventare struttura ferma e forte per i nostri figli che avranno il papà e la mamma come indicatori della loro vita, quando abbiamo un movimento che ci parla di tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, ma quando
mai è successo che qualche movimento abbia parlato di questo? Questo alla luce del Vangelo, alla luce degli insegnamenti. Quando un movimento si impegna a lavorare per la libertà educativa, ma nel senso buono, nel senso vero della parola, perché noi non possiamo pensare che insegnino ai nostri figli, ma dalla tenera età, nella scuola materna, la loro perversione e la loro deviazione per giustificarsi, per tutelarsi e per portare a un mondo senza ritorno. Oggi, ad esempio, l'avvocato Gianfranco Amato ci ricordava che prima ancora di tutte queste battaglie buone e importanti, la prima e unica battaglia che dobbiamo combattere è quella proprio, oltre agli immigrati, oltre al lavoro, oltre il gender, oltre, è quella dei dati Istat. Se noi pensiamo che i nati sono di quest'anno 488.000, di cui 128.000 stranieri, di cui 653.000 morti, di cui 150.000 aborti, possiamo capire che l'Italia va sulla strada dell'estinzione. Quindi, nel momento in cui c'è un movimento che vuole lavorare per rinforzarci come popolo, per rinforzarci come cultura, per rinforzarci come fede, come possiamo allora non riportare tutto al messaggio della Madonna che ci dice che dobbiamo essere opera di verità? Oltretutto ci dice non dovete avere paura. E come si fa a non avere paura? Semplicemente se si sa che c'è la protezione di Dio, se si sa, come sappiamo perché c'è nella Bibbia, che gli inferi non prevarranno, che il bene ha già vinto. Quindi noi dobbiamo essere coraggiosi, perché questa vittoria ce l'abbiamo già in mano. Non dobbiamo scoraggiarci da questi messaggi che sembrano tutti, come dire, negativi, tutti che portano alla morte, tutti che portano alla confusione. Non importa, siamo proprio noi che dobbiamo essere quella voce, quella voce che, come ho detto già una volta, dobbiamo risvegliare le coscienze, però prima di risvegliare le coscienze altrui dobbiamo risvegliare la nostra coscienza, e questo può avvenire solo attraverso la preghiera e solo attraverso il dialogo con Dio. Quindi è tutto strettamente collegato, fede e polis, e politica, perché per fare una buona politica bisogna avere una grande fede. Questo è il feedback di ritorno nel cammino che dobbiamo fare. Ad esempio, e tutto avverrà poi nella pace più... Allora, se noi veramente ci fidiamo di Maria, se veramente ci affidiamo a quello che è il suo messaggio, tutto avverrà senza violenze, senza aggressioni, perché se veramente ci mettiamo sotto la protezione di Dio, alla luce dei suoi insegnamenti, saremo faro per gli altri, e per gli altri, anche se subito non sembra, però vedendo la nostra sicurezza, la nostra determinazione, la nostra gioia, perché la fede ti dà gioia, il nostro amore, perché la fede ti dà amore, verranno comunque colpiti da questo nostro implicito insegnamento, perché la Madonna ci dice: non parlate tanto di noi, ma dimostrate con la vostra fede quello che siete. Allora noi dimostriamo con la nostra fede che si possono fare delle cose buone anche nella collettività, soprattutto nella collettività, perché questo è il nostro futuro. Ti ho tolto troppo tempo. No, vai avanti. Questo è il nostro futuro, come dice nel Vangelo, no? Il secondo comandamento dell'amore è: ama il prossimo come te stesso. No, ama il prossimo come te stesso non è una parola semplice. Senza la grazia di Dio non riesci, ma anche con la grazia di Dio non riesci ad amare te stesso. E allora pensa che devi amare il prossimo più come te stesso. Veramente è la prova dell'essere cristiano, no? Quante volte, padre, devo perdonare questo che mi sta facendo ste cattiverie? 10 volte, 20? No, figlio, 70 volte 7. Ti taglia le gambe, no? E allora capiamo che questa speranza che c'ha Angela, io la condivido, perché la nostra fede è basata sulla fede, speranza e carità. Per cui la speranza di questa gioia, che tutti armoniosamente si mettono a gioire, non sarà così, perché stiamo vedendo cosa sta succedendo. Sicuramente il cuore immacolato di Maria trionferà,
ma per arrivare al trionfo immacolato di Maria per il mondo intero che sta preparando la venuta di Cristo, noi stiamo aspettando la seconda venuta, per cui non è che diciamo ma facciamo una passeggiata, no, come lo aspettava ai tempi che Gesù di Nazaret è arrivato sulla terra per mezzo di Maria, una profezia dal tempo del profeta Isaia, per cui 800 anni prima di quello che avveniva. Oggi noi stiamo continuando ad aspettare la venuta di Cristo nella gloria, ma nella pace. Infatti mi piace vedere un attimino che vi riprendo un messaggio, cioè una parola che padre Ioso, sapete che adesso noi siamo arrivati a padre Ioso che l'hanno messo in carcere, per cui padre Ioso è in galera. E praticamente cosa le chiedono? Le chiede se hanno... Ah, ecco. Allora, che dire a quelli che vengono a Međugorje e sostengono la fine del mondo è vicina? Allora, la Madonna non ha mai dato profezie di spavento, di... Allora, padre Ioso dice questo. Vi leggo quello che dice direttamente padre Ioso. Esistono falsi veggenti che gravitano intorno a Međugorje, persone che annunciano avvenimenti spaventosi. Chi si presenta con tali parole e pensa di convertire il mondo con la paura non appartiene a Cristo. Non sono stato mai infastidito da questo tipo di persone, non li considero altro che poveri malati che reagiscono in modo squilibrato ed interpretano erroneamente il Vangelo, distorcono le parole di Gesù e gli insegnamenti della Chiesa. Questi discorsi apocalittici trovo molto poveri e dolorosi. È come paragonare la diagnosi di un guarigione, di un guaritore a quella di un medico. Non posso credere a un guaritore che è contro la medicina. Io sostengo la medicina, la scienza e non la menzogna. So che Satana è forte, che può fare molte cose. Era dopo l'11 settembre. E Satana all'origine del dramma dell'11 settembre è opera dell'inferno, opera delle tenebre, tutto in questo attacco è diabolico. Ma sai, ci sono tanti piccoli Bin Laden nelle famiglie, nella società, nei piccoli gruppi, nelle comunità. Quando un gruppo non è orientato verso la fede, verso l'amore, verso l'abbandono completo a Dio, è rivolto verso la paura. E allora Satana può agire con molta facilità, manipola anche quelli che si dicono cristiani. Là dove regna la paura non c'è fede, non c'è Dio, non c'è abbandono all'amore. Là dove non c'è pace non c'è Dio. E là dove non c'è Dio non ci può essere neanche l'annuncio del Vangelo, perché il Vangelo è luce, è un annuncio gioioso. Tutto ciò che è annunciato è trasformato con la paura, il timore, l'odio, la violenza, non può provenire da Dio. Quando riconosco questo tipo di discorsi, volto le spalle e me ne vado. Ecco, quello che dobbiamo fare anche noi. Semplicemente, quando arriviamo a un punto di non avere più la possibilità di un confronto, perché tanto la discussione, ad esempio, se si parla della Chiesa, gli unici tre argomenti che si tirano fuori sono i pedofili, la Chiesa è ricca perché non vende tutto, e l'Inquisizione, sono sempre i soliti tre discorsi. Allora, quando uno ti vuole affrontare un discorso di fede e ti prende, ti parte su queste linee di pensiero, non c'è bisogno di continuare, no? Come dice, non date le perle ai porci, perché dando le perle ai porci calpestano le tue parole e te le sbattono poi addosso, ti arrivano a lavorare. Allora bisogna chiudere quella situazione col discorso e pregare per queste persone, che lo Spirito possa illuminarle e poterle guidare nel cammino della verità, che la via, la verità e la vita è uno, è Gesù Cristo, non c'è altro. Allora Maria cosa fa in questo tempo di preparazione, in questi 35 anni, come diceva Angela, che è un momento di preparazione e che ha vissuto le apparizioni, sa che negli ultimi 4 anni la Madonna ormai ha solo alzato il tiro del messaggio chiamandoci, ma non a noi, a chi risponde alla chiamata, cari apostoli, ho bisogno di voi, cari apostoli, siate le mie mani tese, cari apostoli, andate, siate luce nel mondo. Allora tutti questi inviti diretti a un peccatore, come mi sento io, che mi sento chiamare da Maria, la madre di Dio e la madre mia, apostolo mio, vai, ho bisogno di te,
E io due domande me le sono poste, ho detto bene, allora dove sono, con chi voglio vivere la mia vita? Sulla terra sicuramente con mia moglie Angela e i miei figli, ma davanti alla mia famiglia, nel sacramento del matrimonio è entrato Dio con potenza e faccio guidare questa barca della mia vita, della nostra famiglia a Dio. Ma Maria ci dà la linea, benissimo. Allora, come chi è che le piace sta puntata, che vuole aiutarci, fate dei like su mi piace e poi condividete, così. Volevo ancora salutare, adesso poi inizio a parlarvi della preghiera per quello che è abbastanza importante, salutare gli amici. Allora, Niccolò Marino, benvenuti, Elisanna Ostorero, bravi e forza. Gabriella Maila, è bello ascoltarvi e stare con voi. Lampongi che ci saluta. Angela Maria Carmela, ciao a tutti. Teresa, Lucia Valente un abbraccio, ciao, un abbraccio. Elena Serra, la nostra realtà dobbiamo proprio manifestarla nella perseveranza. Una persona che persevera sia nella preghiera ottiene un grande dono di Dio, ottiene il dono della fede. Perché nella preghiera tu chiedi a Dio di aiutarti, ti chiedi a Dio di esserti padre, piangi le lacrime del dolore, piangi le lacrime della gioia, apri il tuo cuore, come dice, io sono la porta del tuo cuore, busso, aspetta, finché tu non hai la grazia di dire Abba padre, aiuto padre, dammi la tua madre. E allora, con questo intervento del sovrannaturale, la tua vita cambia, prende un'altra forma e a quel punto diventi, se hai aperto il cuore, hai fatto entrare noi messaggi della regina della pace, ma direttamente Gesù e Eucaristia nei sacramenti che è la Chiesa, perché da lì inizia tutto. Allora Maria ci dà cinque sassi con Padre Ioso, che ha sviluppato queste cinque pietre per sconfiggere il nostro Satana, il nostro demonio. Benissimo, allora partiamo con la prima, che la prima pietra che ci viene lasciata è la preghiera del cuore, per cui la recita del Santo Rosario per arrivare alla preghiera del cuore. Allora, la preghiera del cuore è una preghiera intima, tanti amici, tanti fratelli e sorelle mi dicono ma come faccio ad arrivare alla preghiera del cuore? Io non riesco a pregare col cuore, io riesco a pregare con le formiche. Allora, siccome Maria è mamma, e oltre che mamma è una pedagoga perfetta, sa benissimo come prendere e fare un'educazione civica di quelle che non facciamo più noi ai nostri ragazzi, di fare e dare un'indicazione di marcia, ha detto benissimo, recitate il Santo Rosario, che è una preghiera semplice. Allora, non è una preghiera per i defunti, non è una preghiera per i vecchietti né per i bigotti, ma è una preghiera di cristocentrica al 100% massima, di una bellezza incredibile, se si prega come si deve pregare. Perché questa recita del Santo Rosario, che la mamma ha chiesto a Medjugorje di recitare tutto il rosario intero, per cui fino a prima che non c'erano i misteri della luce erano tre, adesso sono quattro. Se noi iniziamo a pregare, logicamente ognuno col tempo, con i passaggi, perché il passaggio della conversione, cari amici, non è immediato. Io mi sono convertito 20 anni fa, ma domani mattina prego Dio che mi dia il dono della conversione, perché tutto quello che ho fatto, se non mantengo la bussola ben dritta, se non mantengo, come diceva oggi Paolo Buonaiuto, i piedi per terra e lo sguardo verso l'alto, non vado da nessuna parte. Allora Maria ci indica la prima pietra, il rosario, la preghiera del rosario. Quando inizi a pregare il rosario, che inizi con i misteri della vita di Gesù, per cui nei quattro misteri, che è la gioia, il dolore, la luce, la gioia, la luce, il dolore e la gloria, in questi quattro misteri ci sono 20 episodi della vita evangelica di Gesù. E se tu entri dentro in ogni mistero e approfondisci, non c'è bisogno che dici 30.000 Ave Maria, ma magari ti soffermi sul mistero. Vi faccio un piccolo esempio: il primo mistero della gioia è l'annuncio dell'angelo a Maria. Quanto ti sei fermato magari lì in quella stanza e guardare con gli occhi di Dio, guardare con gli occhi da figlio questa donna, questa fanciulla di 16 anni che accetta la chiamata del Signore, accogliendo un angelo nella sua camera, che non sapeva cosa poteva succedere, non si è spaventata, quanto amore.
entrare in questa dimensione dopo che reciti un anno, due anni, tre anni il rosario e meditando i misteri, tu diventi così amico, così fratello di Gesù, così innamorato di questa figura che vuoi prenderne le sue tracce, le sue sembianze, vuoi impregnarti di lui. E allora finisce la preghiera del rosario, inizia la preghiera del cuore e inizia a parlare a tu per tu con Dio, inizia a parlare a tu per tu con Gesù, diventi preghiera. E questo è praticamente il primo sasso che ci lascia. Adesso lascio un attimo ad Angela. Vorrei fare una piccola precisazione: non siamo un prete, non siamo una suora, siamo semplicemente due persone che hanno fatto esperienza di questo incontro, ma non siamo, come dire, i prescelti a fare questa esperienza. Tutti. Poi, come dice il nostro Mario, no? Lui è il più grande peccatore. Io ho detto: non voglio superare Mario perché è presidente, ma sono il secondo peccatore, per cui chiedere misericordia, certo. Cioè, tutti possiamo fare questa esperienza. E come? Come si può fare l'esperienza di Dio? Semplicemente facendo silenzio. Un silenzio interiore in questa società così piena di rumori, così piena di input, così piena di messaggi da tutte le parti. E noi dobbiamo raccogliere tutte le informazioni che ci vengono dall'esterno, perché ci servono per vivere, però dobbiamo creare veramente quel silenzio interiore dove riusciamo a sentire la voce di Dio. Ah, dice, come si fa a sentire la voce di Dio? Vabbè, prima di tutto pregando, come ho sempre detto. E poi la presenza di Dio si vede, a parte in tutto quello che capita, quello che sembrano coincidenze, in realtà, come ha detto un sacerdote, sono tutte Dio incidenze. Cominciare a leggere veramente quanto Dio è presente nella nostra vita. E poi tutto quello che ci dà pace proviene sicuramente da Dio. Tutto quello che ci dà nervosismo, ansia, tutte quelle cose, quelle decisioni che dobbiamo prendere velocemente, no, quelle sono delle tentazioni. Tutto quello che è pace, amore, serenità, quella è la parola di Dio. Quindi una volta mio marito ha fatto una domanda a Visca, non so se ti ricordi. Sì, no, stavamo parlando proprio di quello. Gli ha detto una cosa, no? Visca, come devo fare per... Nemmeno si conoscevano all'epoca, poi si sono conosciuti molto dopo. Lei lo ha guardato e ha detto: segui il tuo cuore. Bene, però seguire il tuo cuore sicuramente alla luce di un cammino di fede, perché se tu segui il tuo cuore in un impeto di ira, che l'ira non viene da Dio ma viene da quello del piano di sotto, magari ti viene voglia di strangolare la suocera, e quello siamo già certi che... Però se dopo la preghiera, dopo il discernimento, dopo aver capito quali sono le indicazioni che il Signore ci dà, dopo anche soprattutto un confronto con una guida spirituale, quello è il cammino che il Signore ci indica. Comunque, per tornare invece a quello che noi dobbiamo fare per raggiungere la felicità, no? Tutti insieme, come da programma, e uno dice: vabbè, ma come si può fare tutto questo? Ma non bisogna fare tanto, semplicemente essere veri alla luce di Dio nel luogo dove ti mette. Non dobbiamo pensare di diventare asceti, di fustigarci, di fare penitenze come immaginiamo quei santi, no? Che ci vengono descritti. E no, come ha detto anche Ivanka, no? La Madonna le ha fatto vedere sua mamma viva. Subito alla seconda apparizione Ivanka ha potuto abbracciare sua madre, e anche c'è stata la delicatezza di Maria a mostrarsi proprio a lei, prima di tutti, fra i sedeggenti. Ivanka è stata la prima, perché in quel momento era la più fragile, era la più debole, aveva perso la mamma solo da 3 mesi. La Madonna l'ha subito rassicurata, le ha subito fatto vedere sua mamma, proprio già a fianco di lei, della mamma proprio. E allora Ivanka, oltre alla gioia di aver visto la mamma, quindi questo oltre che diventa tangibile, non è più un racconto, un qualcosa lontano da noi, ma proprio presente. Ivanka è una testimone viva di un'esperienza fatta. Lei ha abbracciato sua mamma, che era già vicino a Maria. Ma l'altra bella notizia di questa cosa è che Ivanka ha detto: ma mia mamma
era semplicemente una brava mamma, faceva le cose di tutte le mamme e andava a messa la domenica, ma non era una santa come io immaginavo che devono essere sante, appunto tornando alle fustigazioni, alle penitenze, a quelle cose un po' proprio che sono sicuramente per alcune anime, ma sono anime prescelte. La santità di noi comuni mortali è proprio nella semplicità di vivere il bene, di vivere la parola di Dio, di fare il proprio nostro dovere, nel nostro piccolo. Quindi come possiamo ad arrivare alla meta tutti insieme? Rimanendo dove siamo, facendo bene il nostro dovere, comunicando la nostra esperienza ai nostri fratelli che ci circondano, in famiglia, sul luogo di lavoro, tra gli amici, conoscenti, quando capita l'occasione. Vi assicuro che l'occasione capita sempre, perché alla fine c'è sete di Dio, c'è sete di verità, perché Dio e la verità sono proprio inscritti nel nostro cuore. E allora, anche se a volte vi sembra che non vi ascoltano, vi combattono, ad esempio vi faccio un esempio proprio terra terra, mia figlia, no, come tutti i giovani, che magari ci sente sempre parlare di queste cose, lei magari all'apparenza sbuffa di qua, di là, di su, di giù, poi a volte leggo su Facebook delle frasi incredibili, di una profondità incredibile, dove dico guarda, il seme porta i frutti anche là dove non sembra, oppure vedere mia figlia che nelle difficoltà prega da sola, però una cosa che io ho fatto controcorrente, a differenza di tanti altri genitori che giustamente dicono ma io mi piacerebbe, cioè non voglio imporre la fede a mia figlia, a mio figlio, perché voglio che poi sia una scelta libera, giusto? Però io a mia figlia, parlo da Angela Ciconte, ho sempre permesso la libertà di scelta, non sulla messa la domenica, mi dispiace. Lì è stata un po' intransigente. Io gliel'ho imposto, ho detto io sono tua mamma, so che lì c'è il tesoro, c'è la salvezza, c'è quello, l'unico testamento che io ti posso lasciare quando non ci sarò più, l'unica fonte a cui tu potrai attingere quando io non ci sarò più è Dio, allora tu vai lì dove Dio c'è, a messa la domenica, ti faccio uscire, ti faccio divertire, ti faccio fare tutto quello che vuoi, ma la messa la domenica non si salta, e nolente o volente è andata. Ma perché questo? Perché io sono certa che anche se vai lì distratto, perché anche a me capita con tutto il mio cammino, come dico di avere, tante volte mi capita di andare e essere distratta alla messa, ma io sono certa che lo Spirito agisce. Ad esempio, Visca ha detto, questo l'ho sentito io con le mie orecchie, no? Ah, noi, voi crediamo che quando per grazia recitiamo quel rosario, proprio pieni di quell'amore, di quella gioia, perché in quel momento il Signore ci sta dando tutta la sua dolcezza, no? E noi riusciamo a dire proprio quel rosario, proprio che ci sembra di averlo detto al 100%, no? Con tutto cuore, mente, tutto è, ci sembra di aver detto un rosario, per dirla nel gergo moderno, al top, no? E invece Visca ha detto, agli occhi di Dio magari vale molto di più quel rosario che diciamo nell'aridità, nella freddezza, nella confusione perché siamo nervosi per qualcosa, però quel rosario ci porterà poi la pace, quel rosario che alla fine sembra di non averlo nemmeno detto, però ci siamo presi comunque l'impegno e lo abbiamo recitato. Ecco, agli occhi di Dio varrà sicuramente molto, valgono tutti i rosari per carità, però magari vale molto di più quel rosario che sembra che ha portato poco frutto o che è un po' più brutto da presentare a Dio, perché Dio ha visto il nostro voler scegliere Lui malgrado tutto. Se noi pensiamo che Madre Teresa di Calcutta, che è Madre Teresa di Calcutta, la matita di Dio, ha vissuto 50 anni nell'aridità, ma pur rimanendo nell'aridità, lei ha comunque amato Dio lo stesso, si è comunque orientata verso Dio lo stesso, cosa potrebbe apprezzare di più secondo noi, secondo voi Dio? Una Madre Teresa che pregava con tanta enfasi perché aveva sempre la presenza di Dio visibile e potente nel suo cuore, o proprio quella Madre Teresa che ha scelto Dio malgrado la fragilità umana, malgrado il non sapersi spiegare, malgrado l'aridità? Sicuramente conosciamo tutti la risposta. Quindi allora cosa bisogna fare? Dobbiamo essere testimoni della nostra fede nel nostro piccolo, perché sempre come diceva Madre Teresa di Calcutta, il mare è fatto da tante piccole gocce, e quella goccia che sei tu, sono io, eppure mio marito, spero tutti, di essere una goccia. E tutti insieme facciamo questo mare.
Speriamo di essere questa goccia, cerchiamo di essere questo mare per il mondo intero e per noi stessi. Salutiamo un po' di saluti a Giuseppe Tecchio. Ciao Nicola, Giuseppe Tecchio manda un messaggio. Ciao Nicola, approfitto di chiedere scusa a te e a Gianfranco Amato. Tu sai perché? Un abbraccio ad Angela. Vabbè, noi abbiamo chi è Giuseppe Tecchio? Io non lo so, però l'ambasciatore non porta pena. Il signore che era Medjugorje che è venuto in bici. Ok, ok. Adesso, ciao allora. Dov'è? Ciao Giuseppe, non avevo messo a fuoco chi eri. Ciao fratellino. Okay. Alessio Paglia, Luisella Ferrero, grazie di portare tutte le sere ora di cena nelle nostre case Medjugorje. La preghiera serve a noi per comprendere il cuore di Dio. Dio vi benedica sempre. Alessia Paglia. Massimiliano Capilli ha preso parte, Gianluca Valprondi, ciao, lo Spirito Santo vi ispiri per l'intercessione della sua dolcissima sposa, suo Tempio Santo, Maria Santissima. Grazie Gianluca. Emanuele Pongilupi, solo il Padre saprà raccogliere le nostre lacrime, trasformandole in perle. Grazie fratelli, grazie a te sorellina. A Barbara Busso ha preso, Elena Di Pietro, Marilena Ferlaino, Gabri Panzeri dice: ognuno di noi è chiamato alla santità in diversi modi, anche nella famiglia o anche con la sofferenza. Perfettamente, abbiamo in questo periodo, ad esempio, la santa nella normalità, santa Beretta Molla, e che è una santa che si è santificata nella famiglia. Era una donna che apparteneva alle ACLI, pregava, lavorava e nella normalità. Adesso abbiamo anche il beato Pier Giorgio Frassati, ne abbiamo tanti di esempi, il dottore come che si chiamava? Moscati, il dottor professor Moscati di Milano. Questa è la santità che la Madonna chiede. Noi adesso con il Concilio Vaticano II, il battesimo è la nostra inizio, la nostra strada di partenza per la santità ordinaria. Dopodiché, se la Chiesa vuole riconoscere agli altari della Chiesa è un altro discorso, ma i santi, nella comunione dei santi che noi crediamo e preghiamo, c'è tutto questo esercito di un'infinità di persone che hanno fatto quello che dovevano fare, no? Come nel Vangelo, ho fatto tutto quello che dovevo, sono solo un servo inutile. Con questa mentalità e con questo obiettivo, la strada della santità non è difficile, non è difficile. Certo, sappiamo che siamo peccatori in cammino, siamo alla ricerca della pace, no? Allora, quando uno qua vi sta dicendo: ragazzi, io la pace l'ho trovata, il tesoro l'ho trovato, fate quello che vi dirà. Cioè, se Maria alle nozze di Cana dice ai servi, quando Gesù dice non è ancora arrivato il mio momento, Maria cosa dice? Una parola ai servi: fate tutto quello che lei vi dirà. E oggi Maria, la regina della pace, sta apparendo da 35 anni dicendo: fate questo, fate quello, ma per fare tutto quello che lui ci dirà, hai capito? Allora, adesso a questo punto, questa è la grande novità, che però Maria ci sta dando le armi, cosa che non è mai successo. Ad esempio a Lourdes, a Fatima, la Madonna è apparsa dicendo: pregate il rosario, perché il rosario è importante, ma si è fermata al rosario. Maria ha detto che a Medjugorje concluderà quello che ha iniziato a Fatima, per cui c'è questa apparizione che continuano, e qua però ci sta venendo a dare delle armi diverse. In che maniera? La preghiera, come abbiamo detto, del cuore, per cui è la tua anima che parla con Dio nella preghiera. Sei tu che stai parlando, che gli dici: ti amo, ti voglio bene, o la croce, non ce la faccio, o le gioie. E nel secondo messaggio, praticamente, la Madonna ci dà il messaggio sulla Sacra Scrittura. La Madonna con le lacrime, allora scusatemi un secondo perché non lo ricordo proprio a memoria, ma il 13 luglio del 1981, piangendo, la Madonna dice: avete dimenticato la Bibbia. Cioè, questa semplice parola: avete dimenticato la Bibbia. E in altri messaggi c'è proprio l'indicazione: togliete la Bibbia dagli armadi, fate un altarino a casa e ogni giorno leggete la Sacra Scrittura, perché noi cristiani, come ha detto Padre Antonello l'altra settimana, abbiamo ancora la nostra fede, la nostra spiritualità
a livello della prima comunione. Giustamente ampliamo la nostra mente, tanti dotti, no? al modernismo, al mondo, alla filosofia, tutto quanto, però poi non ti metti in quella condizione di umiltà, di figlio e di voler non imparare, la parola di Dio non impari nella Bibbia i 40 libri che sono racchiusi, i 40 libri della parola di Dio che sono nella Bibbia, per cui quando io prego parlo con Dio, quando io leggo la Sacra Scrittura è Dio che sta parlando a me. Allora cerchiamo anche di capire cosa vuole il Signore da me. Ma lo capiamo come? Se la viviamo nella serenità, no? Quella preghiera del cuore significa che io la mattina mi sono già alzato con il mio cuore aperto al sovrannaturale, aperto a Dio Padre, aperto a Maria Madre, e nel momento in cui io prendo la Sacra Scrittura e leggo una frase magari con mia moglie o con i miei figli, quella parola della Scrittura diventa vita, diventa pane per la mia giornata, diventa pane per le mie giaculatorie, a dire Gesù perdonami, oggi mi hai detto questo, no? E allora iniziare a entrare. La Madonna dice: prendete la Sacra Scrittura, appoggiatela su un tavolo, fate un altarino e leggete almeno una volta al giorno anche una piccola frase. Chi ha la grazia di leggere, non di diventare un biblista, perché noi non siamo né biblisti, come abbiamo detto prima, io non sono né un biblista, né un prete, né un teologo, sono una persona, un peccatore, un pellegrino che sta pellegrinando per il mondo, per arrivare, cercare di arrivare alla pace. La Sacra Scrittura ci dà l'indicazione della nostra vita per vivere bene. Allora, noi abbiamo i libri sapienziali, per cui la Sapienza, Siracide, e ci danno delle indicazioni attualissime. I Vangeli, dal Vangelo di Marco, iniziare piano piano, no? Sono delle, non è un libro da leggere la Bibbia. La Bibbia, se noi crediamo, è parola di Dio, è quella che ogni domenica a messa diciamo parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Allora, se crediamo veramente in questo, dobbiamo credere che un libro ispirato è un libro ispirato da Dio per mano degli evangelisti, che sono dei testimoni del tempo, che hanno riportato il Vangelo fino a oggi con il messaggio che Gesù le aveva dato. Qual era il messaggio? Andate, portate la buona novella fino ai confini del mondo, scacciate i malati, scacciate i demoni e guarite i malati, è meglio. Ok, adesso lascia. Per cui abbiamo guardato già la preghiera del cuore e la Bibbia. Allora, saluto Marilena Ferraino, se sei ancora in linea, mi ha fatto tanto piacere vederti. Salutami la mamma e passerò a trovarvi. Gabri Panzera, ognuno di noi è chiamato alla santità in diversi modi, anche nella famiglia, anche con la sofferenza, giusto. Elena Di Pietro, un abbraccio grande, vi saluta e vi riguardo dopo. Sì, ecco una cosa, potete anche poi riguardarci nella registrazione, se siete insieme a noi ci fa piacere, così e se siete assieme eccetera. Un like mi piace, un condividete. Se l'avete già sicuramente fatto. Sì. Massimiliano Capilli, sono arrivato in ritardo, scusate, le vostre esperienze sono di grande aiuto per tutti noi ascoltatori, un abbraccio Ave Maria, siamo tutti in questa barca, dobbiamo remare insieme e arrivare tutti insieme al traguardo, quindi una mano tira l'altra. Ma questo che mi dici Massimiliano è bello perché io ti dico, io sto ascoltando tutte le trasmissioni del Popolo della Famiglia, a iniziare dalle 8:50 con Mario Dinolfi che fa la lettura del Vangelo e poi le notizie della giornata, dalle 12 alle 13 c'è Luigi Mercogliano, dalle 13 alle 14 Mirko, poi dalle 18 alle 19 c'è Giuseppe Foccone e c'è Paolo Buonaiuto. Il palinsesto si sta riempendo ed è veramente, veramente. Stamattina abbiamo avuto dalle 10 alle 11 Gianfranco Amato in linea sulla TV interattiva del Popolo della Famiglia, sulla sua home page. E un'ora di lezione politica per il Popolo della Famiglia, 360 gradi, cioè ci dà le indicazioni, la traccia. Queste sono quello che noi dobbiamo fare. Poi, grazie a Dio, c'è anche per la vita, per le situazioni matrimoniali, noi che parliamo della regina della pace, però Mario alla mattina ci dà un'indicazione, quando arriva il segretario ci dà un'altra indicazione e tanti amici mettono delle piccole situazioni che messe tutte assieme formano il Popolo Famiglia, formano il programma del PDF nazionale.
Giusto. Prego Angela. Allora, io sto proprio notando come le prime puntate mi sembrava che l'ora era interminabile, adesso sta volando, abbiamo solo più 9 minuti. Ma allora ne approfitto. Felice Elena Serra, vi ho portati persino a fare la spesa. Grazie Elena, ne avevamo solo che abbiamo il frigo vuoto. Dai, l'auricolare ci ascolti, grazie. Noi invece ciao, la spesa Elena. Non riusciamo più a farla. Lo Spirito Santo, Alessio Paglia. Lo Spirito Santo conduce le nostre anime alla verità di Dio, lasciandole vivere nella nostra vita. Lo Spirito Santo, chi è lo Spirito Santo? È Dio, è una figura vera, viva. Non è quell'energia New Age. No. Che lo Spirito Santo è una figura, fa parte della terza Santissima Trinità, no? Il Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Sposo di Maria. Grazie a Dio, andiamo avanti. Allora, adesso leggo il granellino come tutte le sere. È arrivato il momento del granellino che io aspetto anche. Ne prendiamo anche un attimino così, cerchiamo di alleggerire perché dopo 12 ore di... Va bene, vai. Infatti, come dire, siamo gli ultimi della giornata. Per adesso ancora sì, presto allora, arriveranno degli altri. Noi vi accompagniamo al riposo notturno. Siamo quasi come una compieta, no? Perché siamo tre vestri, è una compieta, dobbiamo dire vesprieta, una roba. Orientiamo l'animo poi alla meditazione notturna, diciamo, ma anche no, anche per noi. No, soprattutto. Noi non siamo i maestri di nessuno. Vai. Allora, il granellino di oggi dice: impariamo da Maria a portare la nostra croce quotidiana. In ogni suo dolore Maria rimane silenziosa e piena di speranza. Ella, donna di Dio, sa che il dolore è come la rugiada del mattino. Al sorgere del sole la rugiada sparisce. Nel dolore si affida al Signore che è il consolatore. Maria è la donna che sa soffrire pregando. La sua consolazione non sta nel comprarsi un vestito nuovo, nello sfogarsi comunicando alle sue amiche il suo dolore, nel chiudersi in se stessa, nel far soffrire chi ha trafitto il suo cuore di madre con una spada. Nel dolore Maria è discreta e non smette di amare Dio e il prossimo. Anzi, il dolore mette nel suo cuore un amore sempre più grande per Dio e il prossimo. Maria è figlia del suo figlio che nella sua predicazione diceva: chi vuole essere mio discepolo prenda la sua croce e mi segua. Sotto la croce Maria non sbraitava, non si strappava i capelli, non inveiva contro nessuno, ma pregava dicendo: Padre che sei nei cieli, nelle tue mani consegno la vita del tuo e mio figlio. Padre che sei nei cieli, perdona l'umanità perché non conosce il tuo amore. Vuoi che il tuo dolore diventi fonte di amore salvifico per te e per quelli che vivono nel tuo ambiente? Accogli Maria nella tua casa, così come l'accolse l'evangelista Giovanni. Maria ti insegnerà a soffrire con umiltà e mitezza. Ella ti aiuterà a trasformare il dolore in potenza d'amore soprannaturale. Oggi stesso, dopo aver letto questa mia riflessione su Maria, madre del dolore, di a Maria: accolgo te, Vergine Maria, nel mio cuore e rimani a vivere con me. Non dimenticare che dopo la croce c'è la risurrezione. Amen. Amen. Alleluia. Allora io... Grazie a Padre Lorenzo. Sì. Dei Monte Calvo. Okay. Io... Grazie per questi chicchi di saggezza. Sì. Io vorrei fare tre brevi riflessioni, ma che poi alla fine sono in realtà tre metafore questa sera. La prima riflessione, ricordo mi ho fatto questo racconto, no? Gesù dava la possibilità a un uomo di cambiare la sua croce. Allora questo signore arriva in questa grande stanza con la sua croce sulle spalle e Gesù gli dice: bene, allora, visto che ti lamenti che questa croce è più pesante, che non la puoi portare di qua di là, e ricordiamoci sempre che Dio non dà a nessuno di noi una croce, per quanto sia pesante, per quanto sia proprio che sembra che ci schiaccia, non ci darà mai una croce superiore alle nostre forze. Comunque allora questo signore arriva in questa stanza e Gesù gli dice: bene, appoggia qua la tua croce e adesso puoi scegliere fra tutte quelle. Allora incomincia a guardare: una è troppo alta, una è troppo bassa, una è troppo pesante, una è storta, una è dritta, insomma cerca, prova di qua, di là, di su, di giù. Alla fine dice: bene, ho trovato la mia croce, questa la mette sulla spalla, è proprio la lunghezza giusta, il peso giusto, proprio la forma giusta, va bene Gesù, va bene, ho trovato, questa fa per me.
lui lo guarda e dice: è quella che avevi prima. Prima metafora. Seconda metafora, ho visto un disegnino una volta, mi ha molto colpito però, no? C'era tutta un gruppo di persone che trascinavano la propria croce, no? Allora una di quelle, erano disegnini, quindi uno di quegli omini lì, questa croce era troppo pesante, allora la sega, la prende e prosegue, ne sega ancora un altro pezzo, prosegue però la sente sempre un po' troppo pesante, ne sega un altro pezzo. A un certo punto davanti a lui tutte le persone vede che poggiano la loro croce perché c'è un burrone e la loro croce prende proprio esattamente le due distanze da punto a punto per attraversare il burrone. Quindi appoggiano la loro croce, camminano sopra, attraversano il burrone e prendono la croce. 1, 2, 3, 10, 20, arriva il suo turno, mette la croce tagliata e non raggiunge l'altra sponda del burrone. Quindi, anche se noi non ce ne rendiamo conto, la croce è proprio quel qualcosa che ci permette di superare noi stessi, di superare i nostri limiti, di superare le nostre debolezze, di superare addirittura le prove della vita che poi ci portano proprio alla salvezza, cioè dall'altra parte della sponda. L'ultima, ecco, vai. No, volevo chiudere un attimino con questa situazione, no? Come hai detto tu, la croce, accettare la croce, è chi non accetta la propria croce, se la croce è veramente pesante, rischia di non farcela, no? Abbiamo visto quello che è successo ieri, l'altro ieri, a quella ragazza Tiziana, no? Per degli errori si è tolta la vita, no? Sappiamo benissimo noi che preghiamo per queste persone che si uccidono, ma normalmente chi arriva a uccidersi arriva a un livello di disperazione talmente grande, di dolore, di confusione, che è stata portata sicuramente dal demonio, perché il demonio, quando ti porta a ucciderti, oltre che la vita, ti prende anche l'anima. Abbiamo un esempio, il primo esempio, Giuda Iscariota, no? Però nessuno di noi può dire quell'anima è andata all'inferno, ma non possiamo neanche dire che è andata in paradiso e neanche possiamo dire che è andata in purgatorio. Allora, noi dobbiamo mettere in preghiera questa situazione, ma sicuramente si arriva a questa disperazione se non hai nessuno, se sei solo in quel momento, perché se questa ragazza aveva una comunità attorno a sé forte, era forte. Noi vediamo oggi Mario si sta battendo su questa linea, ha già fatto chiudere quel profilo Facebook lì, com'è che si chiama, non me lo ricordo neanche. Comunque ha fatto questo, ci sono delle denunce penali e Mario, detto da lui e non da noi, è perseguitato da calunnie, da ciberbullismo dalla mattina alla sera con una violenza inaudita. E io credo che la forza di Mario a superare queste cose sicuramente è il suo carattere, la sua personalità, sicuramente è la sua preghiera, ma sicuramente è anche una rete di amici che gli dice: sei bello, va bene così. E lui è un grande, perché veramente ti porta a chi riceve quegli insulti giornalieri di continuo, è una goccia che ti fa arrivare alla disperazione. Sì. E Satana ti vuole portare alla disperazione. Sì. Vorrei dire ancora un'altra cosa, che secondo me Mario riesce ad accettare tutto, prima di tutto, oltre alle cose che giustamente hai detto tu, ma anche perché sa che sta lottando per la verità, e sa che questa è la croce che deve portare con questi insulti, ma non importa, diciamo, è il dazio che deve pagare. Siamo misericordia, sì. Grazie a Dio i beati verranno perseguitati, no? Nella persecuzione, in questo, ma anche Gianfranco dice: preparatevi al martirio, è dura, no? Se non arriva, ragazzi. Allora adesso chiamiamo Massimiliano. Saluto, almeno rimani nella diretta. No, stai qua, che saluta velocemente. Lo fai sedere un attimino. Spostiamo così. Tutto, vieni Massimiliano, entra dentro. Buonasera a tutti. Bene. Scusate, non sono abituato alle dirette. Adesso tra un po' si deve allenare anche Massimiliano. Bene, allora anche Massimiliano. Io volevo fare un saluto e volevo solo dire una cosa. Volevo un attimo sottolineare la bellezza di questo la bellezza di questo progetto e di quello che sta nascendo, di quello che è nato.
In questi ultimi questo ultimo mese e mezzo sono diventato praticamente un pellegrino del, del popolo della famiglia, perché mi trovo da Rimini al Piemonte, alla Lombardia, ed è una cosa che mi sta arricchendo molto, perché è bello vedere i carismi delle persone, è bello vedere l'impegno, ma soprattutto la fede delle persone. Qui stiamo vedendo qualcosa di veramente nuovo, sia nell'ambito umano che nell'ambito politico. Stiamo vedendo un gruppo di persone che testimoniano la verità, che testimoniano la verità, che testimoniano la bellezza. Come ha detto, loro sono sposati, non sono dei sacerdoti, ma quello che è stato detto oggi anche personalmente mi ha commosso. Perché? Perché in realtà è una cosa che noi viviamo tutti i giorni, ma di fatto non vogliamo riconoscerlo. Perché? Perché siamo coperti dalle pietre che ci butta questa società, ci butta quello del piano di sotto. E la cosa bella di questo progetto delle dirette, perdonate, io è proprio in quello di poter arrivare alle persone, perché è vero, la società di adesso è terribile. Penso che veniamo fuori da un'estate che è stata la più terrificante degli ultimi anni, forse anche quella che è culminata con l'11 settembre, perché c'è stato il Burkini, c'è stato che tutto, tante, quest'anno non ci siamo quest'anno fatti veramente, esatto, non ci siamo fatti veramente mancare niente. E quello che vedo, quello che vivo, è che molta gente ha bisogno di vedere che ci sono altre persone, no, che non sono sole, che ci sono altre persone che vivono quello che loro intimamente provano, quello che intimamente sentono, quello che avrebbero bisogno e hanno voglia di incontrare la verità della vita, la verità di Dio, la verità della fede, ma non hanno l'occasione perché vanno in giro per il mondo e il mondo non concede più le occasioni che potevo concedere. Ecco, ti chiudo, Massimiliano, con... E quindi volevo fare un saluto a tutti. Gesù che è arrivato, no? Io sono la luce del mondo e il mondo non l'ha accolta. Per cui noi adesso dobbiamo ridiventare la luce del moggio, da non tenere sotto al letto, ma di metterlo su un bel tavolo, di diventare quel sale da salare la terra, un pugnetto di sale... Guardate i 12 apostoli, no? Siamo 1.300.000.000. Avessimo quella forza della chiesa primitiva, dei primi cristiani, ribalteremo il mondo. Ma se la può fare. Ma guardiamo anche solo i fedegenti di Medjugorje, che megafono sono stati. Però voglio concludere dicendo una cosa. Con la preghiera, prendiamo coscienza che per quanto gli altri vogliono propinarci il male, prendiamo coscienza che noi abbiamo lo stesso diritto di propinare il bene. Quindi non diventiamo timidi nell'esternare il bene che abbiamo nel cuore, tutti quanti, e saremo veramente la nuova forza del futuro, con l'aiuto di Dio, ovviamente. Chiudiamo. Ma soprattutto una cosa che la dico perché l'ho vissuta in prima persona: non facciamoci prendere dallo sconforto, perché tutte le parole che sono state dette anche oggi da Medjugorje, quindi direttamente dalla madre di colui che ci ha creato, sono parole di bellezza. Cioè, in questo mondo si parla di morte, c'è la cultura della morte, ma di fronte a questi messaggi dati direttamente dal padrone di casa, cioè, è la cosa più bella e sconcertante che esiste in questo mondo, dati direttamente dalla madre del padrone di casa, ancora di più, e sono parole di bellezza e di speranza. Quindi continuiamo a diffondere questi momenti, perché c'è tanta gente, e lo vedo, che ha bisogno, ha voglia,
di positività e di bellezza, ma soprattutto di verità. E noi siamo vedete qual è il bello della diretta Facebook? Non c'è la pubblicità, possiamo andare adesso, anche fuori tempo. Adesso chiudiamo con Ave Maria, sì. Dai, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonasera a tutti, ciao, ci vediamo domani Emanuela, sera. Ancora Rosy e tutto quanto. Buona serata, grazie. A domani, Ciao, ciao. Vi aspettiamo numerosi e ditelo ai vostri amici. Ciao, vi vogliamo bene. Dai, Non riesco a chiudere. Ciao.